Le celebrazioni delle Diane a 150 anni dalla nascita della scrittrice premio Nobel continuano nella città che la vide nascere e crescere, anche se in realtà dal 28 settembre 1871, data di nascita di Grazia Deledda, gli anni trascorsi sono ora 151. E questa mattina, presso l'auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore Ciusa a Nuoro, oltre 200 studenti delle medie e delle superiori provenienti da tutta la Sardegna si sono sfidati in un quiz che testasse la loro conoscenza della scrittrice premio Nobel. Quello che è più importante è la partecipazione, la presenza a conoscere una grande scrittrice, una grande donna del passato, ma che ha lasciato, voglio dire, un marchio indelebile anche per quanto riguarda il futuro, o in materia, voglio dire, di emancipazione femminile, in materia di divorzio, in materia, voglio dire, di conoscenza, in materia, voglio dire, soprattutto di tutela identitaria del patrimonio sardo. Ragazzi, nella prima giornata si sono cimentati in un laboratorio di scrittura creativa, quindi partendo dalla trama e dai personaggi di un'opera molto famosa, Canne al vento, loro hanno inventato una loro storia. Il mio romanzo preferito di Grazia Deledda non è stato un romanzo tanto famoso, però è La giustizia, dove si tratta proprio il tema di vedere se l'onore è più importante della giustizia. Le celebrazioni sotto la guida del direttore artistico Anthony Muroni sono proseguite nel pomeriggio, sempre all'Auditorium Ciusa, con la proiezione del film Cercando Grazia di Maria Laura Peria, seguita dalla presentazione del volume di Dino Manca, pubblicato per Arcadia, Grazia Deledda, dentro l'intimo segreto del grande sogno, con letture di Giovanni Carroni. Beh, un momento importantissimo, importante quando l'editore mi chiamò e mi telefonò chiedendomi di scrivere questa sorta di monografia istituzionale, per quanto le monografie non possono essere definite istituzionali. Io accettai, nonostante i tempi ristretti, devo ammettere, questa scommessa per due ragioni. Beh, intanto ovviamente il sentimento di fiducia, di amicizia, di stima che mi legavano all'editore, e questo va da sé, ma soprattutto perché avevamo realizzato e ho realizzato che c'era la necessità, come dire, di proporre un nuovo lavoro che portasse a sintesi tutti i risultati della migliore ricerca delle Diane e che in qualche modo iniziasse a porre un ordine in questa sorta di confusio rerum, no? E di questa deriva che a volte gli studi delle Diane in qualche modo e soprattutto ultimamente ci hanno portato.